Katia è al telefono e qui abbiamo un pacchetto che è arrivato per lei, quindi adesso con la scusa degli unboxing la facciamo venire di qua e le facciamo aprire il pacchetto. Dai, fammi un unboxing, tieni. Io? Perché devo farlo io? Questo è... Tommaso Codolo. Questo arriva da un'azienda, se non altro, che conosciamo, quindi forse è per noi davvero. Che regalo stupendo! Oh no! È mio questo! Guardate! È bellissimo! È il libro delle nostre vacanze, delle nostre foto! Qui siamo in un posto che non riconosco, però siamo molto belli. Qui siamo sulle Dolomiti con Ricky e la Silvia. Qui siamo al mare con gli zii nella barca a vela dello zio, con un cappellino che copre tutto il sole. Qui siamo di nuovo sulle Alpi, anche qui è bellissimo. Siamo vestiti. Ah, sì, è stato questo inverno con sempre a casa di Ricky e Silvia. E qui invece è estate. Qui siamo. Dove siamo qui? Dove siamo? Dove siamo qui? Come dove siamo qui? Siamo. Dove siamo qui? Sulla pietra di Bismantova. La pietra di Bismantova, con degli occhiali stupendi, guardate che occhiali stupendi. Chi te li ha regalati questi occhiali? Da chi sono di regalo? Da tua sorella? Da Folle? Da mia sorella, da Folle, mio cognato, sì, il mio cognato. E qui siamo in un posto dove ci sono dei lettini e dei muretti. Ti aiuto? Accidenti. Prova un po' ad aiutarmi. Oui? Oui. Je suis... In Francia! Esatto! In Francia, nella casa dove eravamo a lavorare. Questo, eravamo a lavorare. Non sembra che anche qui non stavamo sembra... Stavamo lavorando sempre in quella casa là. Questa deve essere la piscina, sì, subacquea, perché noi qui siamo a bordo piscina della nostra casetta lì a sud della Francia, in un posto un po' sfigato, insomma, dove la gente non andrebbe mai in ferie. E qui siamo sott'acqua. Io molto più sott'acqua di Tommy. E qui siamo in macchina. Questa non si sa, ne ho prese un po' a caso di queste caffetteria Savignano. Savignano. Oddio, ho fatto tremare tutto. Poi qui siamo al mare con yo-yo, qui siamo in moto. Eravamo in moto in vacanza in Sardegna. Penso di sì. Direi che fosse in Sardegna. Questa mi sembra una caletta della Sardegna, primavera di almeno 3 anni fa, perché sono un po' di primavera che non riusciamo ad andare in vacanza. Questa è un'altra bellissima, secondo me è sempre la Sardegna. Qui invece siamo in riva alla zona della laguna di Venezia, della Barena, tutta quella parte lì. E qui un bacetto di amore, sempre vicino in Barena. Sì, da quelle parti là, sempre dalle parti di Cavallino, Tre Porti. E qui... Dalla Paolina! Dalla Paolina, sì! Questa è Moneglia, la veduta da casa della Paolina di Moneglia del mare. Poi basta, poi questa che è ancora la pietra di Bismantova. Bene, quindi questa è stata la sorpresona non programmata, che era tutta per lei, questo bellissimo
fotoquaderno, si chiama fotoquaderno, e è stato gentilmente concesso dagli amici di Sal Digital, che già ci avevano dato un altro fantastico prodotto che messo di là era quel fotoquadro gigantesco da 90x60. Questo è più piccolino, è più discreto, ma è veramente carino. Penso che è stupendo. Sia un bel regalino da fare alla compagna, agli amici, insomma, cercate un po' di foto, gliele mandate tramite un programmino, riuscite tranquillamente a inserirle all'interno del loro sito e loro velocissimamente, ma veramente, perché l'ho fatto 3, 4, forse 5 giorni, no dai, una settimana fa, sarà stata una settimana circa perché siamo stati via, in una settimana ce l'hanno mandato, ce l'hanno stampato, spedito e piaciuto, visto e piaciuto direi. Le pagine sono grosse, sono belle, robuste, di cartoncino plastificato secondo sì, me. Sì, è lucido, c'è la possibilità di farlo sia lucido che ruvido, ho preferito farlo lucido, mi piaceva di più. Sì. E basta, che dire, grazie ragazzi, è stato bellissimo fare una sorpresa al mio amore, grazie a voi di Sal Digital, iscrivetevi al mio canale qui sotto, cliccate mi piace a questo video, anzi alla sua video recensione del fotoquaderno di Sal Digital. Ci vediamo al prossimo video, baci e abbracci. Ciao! Ciao! Va bene, non vi ho detto proprio tutto. Dai, facciamo una recensione. Ci siamo dimenticati di parlare bene del libro effettivamente, perché vabbè, c'è... lascio parlare lei. La prima pagina di plastica rigida, bella, grossa, molto resistente, che protegge tutto. Ci si incolla di solito la prima foto, per cui sembra di aprire una pagina su una pagina unica, invece c'è plastica e foto. E altrettanto il finale è fatto allo stesso identico modo. La parte di plastica che protegge e poi le foto appunto di cartoncino rigido. È proprio bello... resistente, molto bello.